Uno dei paesi politicamente più rilevanti nel Magentino è che andrà al voto a ottobre. A Sedriano il tema che principalmente tiene banco nella campagna elettorale è la realizzazione di un nuovo polo scolastico che nelle intenzioni del sindaco Angelo Cipriani porterebbe Sedriano già nel 2050, ma che vede l'opposizione di Marco Re, candidato del centro-sinistra, contrario a sacrificare il parco cittadino e a lasciare gli attuali edifici senza una destinazione certa, sulla quale il sindaco del Movimento 5 Stelle, unico caso in Lombardia, si sente però di rassicurare la cittadinanza. L'ultima trovata elettorale dell'amministrazione in carica è quella di realizzare un polo scolastico proprio su quest'area, quindi togliere questo bellissimo parco. Io ho spiegato ai cittadini, ho cercato di spiegare quali sono le ragioni per cui questo polo scolastico in realtà non è utile per le scuole dell'obbligo di questo paese, quando abbiamo delle scuole bellissime, dotate di verde, che possono essere manutenute. Ma dico ancora più forte che è proprio sbagliato farlo qui, togliere questa grossa opportunità, questo polmone verde, questo luogo di ritrovo, di ricreazione per la nostra comunità. E insieme a queste ce ne sono altre di scelte, alcune siamo riusciti a bloccarle. Una di queste scelte era quella di fare dei parcheggi in Piazza del Seminatore, un altro luogo amato e frequentato dai nostri cittadini, una zona pedonale di pregio. Siamo riusciti a bloccarla solo facendo un esposto alla soprintendenza ai beni monumentali e questo ci dice molto della sensibilità che questa amministrazione ha nei confronti delle cose che più interessano e più piacciono ai nostri cittadini. Tra le altre prime cose, siamo qui in questo parco, vedo di fronte a me l'area feste, è un'area che è stata realizzata con un progetto discutibile, ma non ha alcun senso farla rimanere chiusa per altri anni, lo è stato ormai per troppo tempo, riportiamo anche quest'area a un utilizzo per questa comunità.